La Madonna oggi si è presentata come l'Immacolata Concezione e ha detto: amati miei, grazie per aver risposto alla mia chiamata nel vostro cuore. Mi sentite tutti? Sì? Ok. Siete qui nella preghiera, in questo posto benedetto. E io ascolto le vostre suppliche e le vostre richieste, perché so quanto è contrito il vostro cuore. Amati miei, pregate sempre il Santo Rosario se volete allontanare la guerra che è sempre più imminente. La vostra fede vi darà pace e gioia. Figli cari, pregate. Per i giovani che si stanno perdendo, che si stanno facendo trascinare da Satana verso le tenebre. Oggi concederò alcune grazie. Pregate, pregate, pregate con amore, ed io vi invierò la luce nei vostri cuori, aprendoli alla grazia. Ora vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oggi è molto bello questo messaggio, eh? La Madonna dice che concederà tante grazie, io ne sono convinta. E i vostri cuori sono veramente infiammati dalla fede. E non io, ma lei sicuramente sente molto di più di me, di me, insomma, di noi tutti, ecco. Quindi questa è una cosa bellissima e meravigliosa. Lei dice anche di pregare per questi giovani, no? Che si stanno un po' perdendo. E effettivamente è vero, io ne parlo spesso, ma a volte rischio di essere logorroica, però è così. I giovani tra internet, tra questi giochi strani che fanno anche nelle scuole, no? Anche di spiritismi, perché questo è quello che gira. E allora bisogna stare molto, molto, molto attenti, perché il problema non è solo loro, perché se ognuno di noi volessimo perderci, è pazienza, ma il problema è che questo va portato nella famiglia e quindi nelle famiglie succede un caos enorme. E allora cerchiamo di, invece di tenere, di proteggere questi figli con la preghiera innanzitutto. E poi magari, non lo so, cercando delle persone come Suor Luigina, che lei acchiappa i giovani, no? E anche noi, anche voi, anche ognuno di voi siete apostoli. Tutti siamo apostoli della Madonna e di Gesù. Allora cercate anche voi di avvicinare questi giovani, soprattutto nella preghiera, non dico accompagnarli, ecco, magari nella strada della santità, perché questi sono periodi molto brutti e purtroppo Satana è in giro e oggi non si crede molto al demonio, e invece esiste come? Allora noi dobbiamo insegnare ai nostri figli che il demonio esiste, che c'è il male, c'è il bene, l'ho detto altre volte per chi mi segue, ma lo ripeto. E io direi di prenderci proprio veramente ognuno di noi mano nella mano e proseguire in questo cammino dove la Madonna e Gesù ci stanno facendo incamminare, no? Con le nostre debolezze sicuramente. Tante volte cadremo, quante volte? La prima io ogni tanto cado nella crisi spirituale, no? E dico basta, ma io sono stanca, non è più possibile tutto questo dolore. A volte sono stanca di non di pregare, ma di sentire quanto dolore c'è nel cuore delle persone. Io dico, Dio, non è possibile tutto questo, perché? Però sapete cosa mi risponde Gesù quando gli chiedo perché tutto questo? Io non ne posso più, io non ce la faccio più, io. E lui mi dice, figlia mia, quanta fede hai? Sono tutte prove, tutte prove.
Io ci credo perché poi mi rialzo, no? Perché mi rialzo e a volte dico basta, non voglio più ricevere più nessuno. Guardate, l'ho detto l'altro giorno, non è che l'ho detto anni fa, l'altro giorno. Io non ricevo più nessuno, non voglio più sapere niente. E gli ammalati, pazienza, ci saranno i medici. Però Gesù mi dice: chi è più medico di mio padre? E allora anche lì, poi io mi commuovo e andiamo avanti. Allora, io dico no, scusate, se mi commuovo io che sono un essere umano, e giustamente, allora come fa a non commuoversi, come fa a non commuoversi Dio davanti, grazie, davanti alle nostre preghiere dette con il cuore? Ecco perché io vi chiedo, aprite i vostri cuori. E pregate con il cuore perché lui ascolta. Lui è buono. E solo Dio può fare quello che non possiamo fare noi. E poi dico sempre, quando abbiamo dei dolori grandi, invece a volte di prendersela col Signore, di prendersela col Signore dicendo perché proprio a me, ma perché agli altri? Perché pensiamo che noi abbiamo più diritto di altri? Perché pensiamo che noi abbiamo i figli migliori di altri? Siamo tutti uguali davanti agli occhi di Dio. Però magari a volte ci mette davvero davanti a delle prove, a volte dolorosissime, come delle famiglie, come che conosciamo, insomma. E so che questo a volte è sbagliato. Però so anche una cosa, che in alcune persone io ho riscontrato una cosa bellissima, che è la grazia più grande che possa fare il Signore, ed è la conversione. Voi lo sapete che la conversione è la grazia più grande, oltre a quella delle malattie, eh? E se avviene questo miracolo in una famiglia, vuol dire che già la Madonna ha vinto. E le grazie ti possono accadere davvero. Perché poi a loro volta bisognerà testimoniare con altri, no? E questa è la cosa bella, la testimonianza, di pensare, ma allora Dio c'è, ma allora è con noi, la Madonna ci sta accanto. È quello che dobbiamo credere e dobbiamo fortificarci su questo. Mi raccomando, fratelli, eh? Forza, forza, forza a tutti.